Basta snacker, ci pensa Bao Chef. Bao Chef, il laboratorio artigianale di gastronomia naturale per i nostri animali. Anche quelli più esigenti e con intolleranze particolari. Ordina su www.baochef.it oppure chiama il 333 34 98 941. Ricorda, per i tuoi animali, d'oggi lo snack si firma Bao Chef. Wow! Vieni a vedere come senti. Da Ottica Acustica Bolognina, da sempre per l'udito e per la vista. Occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici con controlli gratuiti. Perché vedere e sentire bene è importante. Ottica Acustica Bolognina, a Bologna in via Matteotti 37B, telefono 051 63 13 118, www.otticabolognina.it. Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo primo appuntamento con Cani e Gatti, la rubrica dedicata a tutti noi che amiamo gli amici a quattro zampe. Io sono Sabrina Bagatta e con me c'è la mia compagna di avventure, Cinzia Azzi, la celebre dalmata del Doggy Day. Ciao Cinzia! Ciao Sabri, iniziamo questa grande avventura. Sì, diventeremo famosi, io l'ho detto, quindi dopo ci faremo tutte le ospitate possibili e immaginabili. Assolutamente, autografi, prendiamo gli appuntamenti. Assolutamente, gli autografi dopo le 21 perché prima siamo impegnati. Chi allora, Sabri oggi, Cinzia? Sabri, oggi iniziamo alla grande con un'associazione di volontariato presente sul territorio di Bologna e abbiamo qui come ospite Maddalena Zanetti che ci presenterà l'associazione Mici Amici Bologna Ollus. Allora, ciao Maddalena, benvenuta, raccontaci un pochino di Mici Amici Bologna Ollus. Buongiorno a tutti e a tutte. Mici Amici Bologna Ollus nasce a gennaio 2017 grazie a Diana Fattori, il nostro presidente, che da una vita si occupa di gatti ed è conosciuta in tutto il territorio soprattutto per la sua grande esperienza come balia. Come balia cosa intendiamo? Cosa vuol dire fare la balia a un gatto? Praticamente le balie allattano i gattini rimasti senza la mamma per tragici eventi. A proposito, vorrei dire una cosa molto importante. Il latte vaccino fa male ai gatti. Soprattutto per i cuccioli potrebbe essere addirittura letale, provocarne la morte. Il latte vaccino è il latte quotidiano che solitamente noi beviamo, quello è il latte di mucca per intenderci. Facciamo un esempio, se uno trova un gattino, la prima cosa da fare innanzitutto che cos'è e soprattutto se vuole dargli una mano, che latte eventualmente può dargli in emergenza. La prima cosa da fare in assoluto è contattare un veterinario, una clinica, ce ne sono aperte 24 ore su 24. In totale emergenza un'alternativa potrebbe essere il latte di capra. Diluito. Con una siringhina, qualche goccia, esatto. Finché non si può andare dal veterinario. Esatto. E dicevamo, Diana oggi non è potuta essere qua con noi, quindi tu ne farai le sue veci. Raccontaci un po', visto che immagino che Mici Amici appunto si occupi di gatti principalmente, chi siete? Allora, noi siamo un gruppo di 30 volontari, le nostre mansioni vanno appunto dall'allattamento dei cuccioli e agli stalli nelle nostre case di gatti di qualsiasi tipologia, sani e anche bisognosi di cure, in attesa di trovare loro una casa, un'adozione che sia per sempre. Quindi tu mi dici che vi ospitate nelle vostre case, vuol dire che un gattile non l'avete, non avete un posto dove poterli accudire? Purtroppo ancora no, ma nonostante questo in 2 anni siamo riusciti a far adottare quasi 500 gatti. Veramente complimenti, perché 500 gatti senza avere un posto fisso dove anche solo farli vedere alle persone, perché tante volte diranno dove sono, via vai, via vai di gente nelle vostre case, esatto. Ma questi gatti che vengono poi dati in adozione, come arrivano da voi? È tramite segnalazioni per abbandoni, per rinunci di proprietà e anche cucciolate purtroppo a causa delle mancate sterilizzazioni. Ecco, la sterilizzazione è questa cosa molto importante, è importante per la salute dei nostri animali, per dargli una vita più serena e soprattutto in salute.
e la sterilizzazione ovviamente non è limitata solo al discorso di gatti, ma la sterilizzazione viene farla anche per i cani. Anche per evitare l'aumento della popolazione. Esatto, per il randagismo, per evitare il randagismo e tante altre preoccupazioni. Esatto. Voi vi occupate anche di gatti randagi, di gatti che sono sul territorio? Sì, certo, abbiamo alcuni veterinari che ci sostengono e soprattutto ci danno una grossa mano quando ci troviamo in queste difficili situazioni. Mm. E siccome appunto Amici Amici è un'associazione di volontariato, cosa fate per riuscire a pagare i veterinari, che immagino per vaccini, interventi, alimenti, per tutte quelle cose che insomma hanno bisogno del costo, del soldo, come fate a raccogliere i soldini? Oltre ad alcune donazioni che fortunatamente riceviamo, cerchiamo di coinvolgere anche le persone organizzando cene, partecipando a mercatini artigianali, a raccolte alimentari e mettiamo anche i balconi in sicurezza. Oh là là, interessante. Interessante questa cosa, perché devi sapere Sabrina che i gatti non volano. Ah no? Riescono ad arrampicarsi, però poi hanno un problema durante la discesa. La discesa. Quindi mettere i balconi in sicurezza è importante, e cosa vuol dire? Spieghiamolo un attimo. Allora, due di noi e una è qui presente a fianco a me. Svelando la casa. Esatto. Io sono una delle associate. Esatto, si sono specializzate in questa attività e mettono le reti ai balconi per evitare che i gatti rischino di cadere giù. E invece i mercatini cosa fate? Allora, abbiamo alcune mani d'oro che creano oggetti veramente deliziosi come questi. Ne abbiamo portato qualcuno, esatto. Chi ci segue su Facebook. Portachiavi. Candeline personalizzabili. Questo è il nostro Tao Gatto. Tao Gatto portafortuna. Queste sono anche personalizzabili. Sì, le abbiamo fatte anche per una comunione, mi sembra, esatto. Giusto? Ci mandano le foto e non le riproduciamo fedelmente. E poi ci sono i fermaporte di ogni forma, di ogni arte. Molto belli. Eh sì. Queste sono ancora solo alcune delle cosine. Questo è poi per l'ora legale. Ma dai. Ok, esatto. E poi novità. Abbiamo anche una produzione di bomboniere per giusto. Qualsiasi occasione. Sì, no, non solo candeloni, abbiamo anche quelle piccoline. Esatto. Ve le facciamo anche con i portachiavi le bomboniere, con quelle che volete. In questo periodo stiamo proponendo le nostre uova di Pasqua solidali. Wow! Al latte fondente. Esatto. Allora. 350 grammi. Bellissimi, esatto, se ci seguite solo in radio magari dopo guardatevi in streaming la puntata così vedete gli oggetti che hanno mostrato e poi ci sono anche i dati poi che se vogliono poi trovarli dopo daremo i dati, certo. Con l'indirizzo e tutto, bellissime queste iniziative sono proprio poi sono cose fatte con il cuore, quindi sì, fate con il cuore si vede, si sente, si vede, esatto. Torniamo ai nostri miciotti. Come ben sappiamo, prima di darli in adozione, vengono fatti dei controlli. Non si danno via i gattini perché lo voglio per la nipotina, lo voglio per la mia amica, oggi c'ho voglia del gatto, prendo il gatto. Ma è con nessun animale. Esatto, si fanno severi controlli. In cosa consistono? Allora, innanzitutto facciamo i cosiddetti preaffidi, che sono visite domiciliari per conoscere le famiglie e poter dare dei consigli per garantire una vita serena sia agli animali che agli adottanti. Bene, e nel tempo sappiamo bene che, a parte che siamo sempre disponibili, no? Per dare consigli, se uno ha anche un dubbio, cosa. Ma anche dopo un anno, due anni, tre anni che ha il gatto. Poi siccome Amici Amici Onlus, Bologna Onlus, crea dipendenza, dopo gli adottanti diventano degli affezionati. Diventano poi i nostri grandi fan. Esatto, diventano dei partecipano fan. Partecipano alle cene. Ci abbiamo sempre dietro, quindi noi non li perdiamo mai, no. Mai d'occhio, ma non perché, perché proprio ci inseguono. È quasi un matrimonio. È un matrimonio. E allora, raccontiamo che cosa ci aspettiamo e cosa vorremmo da un nostro futuro, magari se c'è qualcuno all'ascolto che ci può aiutare. Il nostro grande sogno è quello di avere una nostra struttura dove poter raccogliere, accudire e curare il maggior numero di gatti possibile. E per il momento stiamo ultimando i preparativi per l'inaugurazione della nostra sede dove potrete trovare il nostro mercatino permanente, aiutare i nostri amici portando cibo e tutto quello che riterrete utile e
avere qualsiasi tipo di informazione o di consiglio, noi siamo sempre a disposizione di tutti. Poi vediamo il numero della Maddalena così potete stalkerarla. Io ho il cellulare acceso 24 ore su 24. Perfetto, allora benissimo. Richiamiamo proprio gli stalker. Esatto. Bene, quindi facciamo un invito ufficiale, invitiamo tutti i radioascoltatori che ci sta seguendo anche da Facebook. Sabato 13 aprile alle ore 16 in via Paolo Fabbri 5 a Castenaso ci sarà l'inaugurazione della sede di Mici Amici. E questa sede appunto sarà presente il mercatino, ci saranno le uova di Pasqua, ci saranno le candele, i portachiavi, gli orologi, i fermaporte, tantissime bellissime cose. E vi invitiamo e ci vedremo tutti lì, ci sarò ovviamente anch'io per un bellissimo brindisi di buona fortuna. Colgo anche l'occasione per fare un omaggio a Ciao Radio. L'ovetto di Pasqua ve lo lasciamo, lo passo in regia che è qua dietro la manina Erika, per ringraziarvi dell'ospitalità. E poi vogliamo dare un consiglio al volo, cosiddetto certo. Consiglio della nonna. Non fa mai male. Allora, il consiglio della nonna di oggi, ho detto anche consiglio al volo, è questo. Se il vostro animale ha una lacrimazione abbondante per qualsiasi motivo, voi perché alcune razze sono portate ad avere la lacrimazione degli occhi un pochino più abbondante, vuoi perché magari c'è un'allergia o semplicemente ha preso un po' di freddo, se non avete le salviette che normalmente si trovano in tutti i negozi per animali, potete tranquillamente usare una camomilla, fate la camomilla, la lasciate raffreddare, un pochino me la potete bere anche voi così state più sereni. Una volta raffreddata prendete o una garza o uno scottex, lo imbevete e pulite il musetto al vostro cagnolino. Mi raccomando, cagnolino, ovviamente, scusate, mi sono un attimo, anche il cricetino, lo parco un bicio e il porco anche il cricetino, il nome del programma, dai. Hai ragione, ma comunque tutto ciò che finisce in ino, vi potete pulire gli occhietti e il musetto, questo è un metodo naturale, mi raccomando, non utilizzate il cotone idrofilo, perché può lasciare dei pelucchi che poi rimangono all'interno dell'occhio e dopo lì si rischia di andare dal veterinario. Ok, quindi una semplice camomilla raffreddata, imbevete una garza o uno scottex e pulite il musetto al vostro amico quattro zampe. E ricordiamo a questo punto tutti i dati di Mici Amici. Che ce li hai tutti sotto, sai? Benissimo, adesso ve li leggo. Allora, mi raccomando, seguite la pagina Facebook di Mici Amici Bologna Onlus, dove potrete conoscere tutti i gattini e i gattoni che sono attualmente in cerca di casa e potrete rimanere informati sulle attività dell'associazione. Quindi su Facebook, Mici Amici Bologna Onlus, e poi c'è anche un sito internet www.miciamicibologna.it. Così potrete rimanere informati, potrete vedere tutti gli oggetti che sono in vendita nel mercatino, essere informati in merito alle bomboniere per qualunque vostra occasione, visto anche il periodo, anche le magliette di comunioni, anche le magliette. Anche gli orecchini, questo orecchino qua, io l'ho comprato al mercatino dei Mici Amici. Ecco, orecchini, magliette, candele, portachiavi, le uova in questo periodo, le bomboniere per i vostri matrimoni, comunioni, battesimi, tutto quello che volete. Quindi ricordiamo il sito www.miciamicibologna.it oppure su Facebook Mici Amici Bologna Onlus. Visto che siamo anche in periodo di dichiarazione dei redditi 7.30 modello unico, potrete anche donare il vostro 5 per 1000 che, come ci dicono tutti i caffè commercialisti, per voi non ha alcun costo. Brava. Quindi insomma conviene farlo, non buttatelo. Lo potrete donare a Mici Amici Bologna Onlus. Sì, poi i dati li trovano in pagina. I dati li trovano in pagina, perfetto. Abbiamo detto tutto, Maddalena? Direi di sì. Vuoi aggiungere tantissimo. Altro? Più di questo, no, adottate dei gatti e volete bene i gatti. Siamo un po' felino dipendenti. Sì, sì. Però abbiamo anche i cani, perché anche tu hai Shira. Che è la tua cagnona, io c'ho Stella, poi c'è la Dolino, quindi per noi gli animali, esatto, veramente... se c'è da dare una mano la diamo sempre comunque. Possiamo anche aggiungere una cosa, però visto che abbiamo anche un attimo di tempo, giusto? Dalla regia mi dicono di sì, Mici Amici dà una mano anche a un'altra associazione che non è presente sul territorio ma che è a Palermo. È il canile di Missing Mary in provincia di Palermo, dove potete immaginare le difficoltà che hanno, e noi
cerchiamo di fare tutto il possibile per sostenere. Sì, quando noi ci arriva cibo per i cani, perché tante volte le persone arrivano e prendono un po' per tutte e due, no? Sia cani che gatti. Anche una parte delle donazioni. Le donazioni, una parte di donazioni, le coperte, insomma tutto ciò che può essere utile anche a loro, noi lo mettiamo da parte e facciamo delle spedizioni. Quindi non aiutiamo solo i gatti, ma effettivamente anche i cani, anche se non sono sul territorio. Però noi siamo sempre presenti per chiunque abbia bisogno, giusto? Esatto. Bene, grazie Maddalena, no, è stato un piacere. Grazie. Stai qua con noi finché non finiamo. Con noi fino alla fine della puntata. Certo. Ringraziamo gli sponsor, sì, lo facciamo, sì, certo, dai, certo. Ringraziamo ai nostri sponsor. Allora, voglio ringraziare l'Ottica Acustica Bolognina, sempre per l'udito e per la vista, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e controlli gratuiti. La trovate in via Matteotti 37/B a Bologna. E poi voglio ringraziare con la scena a Bologna, che succede oggi, mi è venuto così. Bau Chef di Serena Piva, questa bravissima persona che ha avuto un'idea bellissima, al laboratorio di gastronomia naturale per animali. Snack fatti a mano con le migliori materie prime e anche per soggetti che hanno intolleranze alimentari. Potete chiedere tranquillamente a Serena anche consigli e informazioni eventualmente su quello che è più adatto. E, oltretutto sarà ospite anche qua da noi, sì, tra qualche settimana. Qualche settimana arriva qua. Esatto, e i prodotti arriveranno direttamente a casa vostra, freschi freschi, impacchettati. Bau Chef vi informa anche che iscrivendosi alla loro newsletter, che il sito è www.bauchef.it, si riceveranno direttamente le promozioni esclusive per i prossimi acquisti. E quindi Serena sarà pronta con tutte queste leccornie meravigliose. Fantastica. Ce le porterà anche qua in studio? Assolutamente, sì sì. Non possono mancare. Io so che la Didi è golosa, eh? Moltissimo. Moltissimo, è riuscita a conquistare un palato molto difficile, per cui l'aspettiamo veramente a braccia aperte, e a zampe aperte. Esatto. Poi Sabri, cosa vogliamo raccontare ancora un po'? Senti Cinzia, visto che oggi abbiamo questa prima puntata dedicata ai mici, abbiamo parlato dei mici, sì, abbandonati e curati da Amici e Amici Bologna Onlus, tu che sei molto gattara e chissà come mai, fra l'altro insomma tu hai anche dato il via alla prima agenzia in Italia di servizi per animali. Sì, Baci di Mici & Co. Ecco, nel nome già si capisce. Poi vabbè, ok, ci sono le partnership, sì, con educatori, certo, cinofili, per cui abbiamo anche cani nel tuo lavoro, assolutamente, per il Reiki, eccetera. Però, visto che oggi parliamo di mici e tu a casa ne hai tre, fantastico, esatto, trio, Wendy, esatto, Willy e Winnie, ma la raccontiamo la una storia. La volevo portare io, Willy. Winnie un giorno ve la porto, ve lo prometto. Raccontiamo la storia di Willy, dai, che ci vedo un po' tutte protagoniste. Allora, una bella storia. Vi racconto la storia di Willy. Willy ha compiuto un anno ieri. Auguri Willy. Gli ho pioppato il 3 di aprile perché è nata Stella il 3 di aprile, perché è nata mia nipote il 3 di aprile, allora gli ho pioppato il 3 di aprile. Che è più facile. Sì, esatto, sì, faccio un compleanno unico. Allora, Willy arriva da me erroneamente a giugno 2018. Era così la questione. Io ero tranquillamente seduta sul mio divano, mi arriva una telefonata da Sabrina e mi dice: ah, c'è un gatto dentro il motore di una macchina nel supermercato, cosa faccio? Chiama i vigili del fuoco, riescono a contattare il proprietario dell'auto, sì, che però non aveva le chiavi, che insomma tutta una serie di motivazioni. Era via, la macchina era della figlia, insomma. Questo micetto rimane chiuso all'interno di questo cofano. Tutto il quartiere si mobilita. Assolutamente. Per tenere d'occhio questa macchina e per tenere d'occhio sto gattino che urlava disperato all'interno di questo cofano. Vi assicuro che aveva una voce pazzesca, perché io l'ho sentito passando per una strada trafficatissima, sì, di Bologna, e passando ho sentito questo miagolio disperato, veramente. Era veramente disperato. Loro sono stati bravissimi, sono stati praticamente tutto il giorno e tutta sera a controllare quest'auto con sto gattino perché non si riusciva a tirarlo fuori. E vabbè, dopo qualche telefonata di confronto, ognuno va avanti con le sue cose. Io la mattina dopo vado dal veterinario con i miei bei due trasportini, perché avevo due gatte provenienti da un sequestro che dovevo fare controllare al veterinario invece di associazione, ovviamente dovevo andarci come associazione. Mentre sono lì che faccio visitare le due gattone, arriva una signora disperatissima con un gattino grande così,
e mi dice: era dentro il motore di una macchina, dentro il supermercato. E gli ho detto: oh boia, dico, quello della Sabrina. Cioè, ma io mi chiedo, perché io devo sempre essere lì quando ci sono queste situazioni? Il destino, vedi? Cioè, ma è fatto un buon sta... destino, perché sì, è vabbè, una persona giusta. Al momento giusto. Alla fine, ve la faccio breve, questo gattino aveva una frattura del femore con un osso esposto, la frattura del bacino, eccetera, eccetera. La veterinaria lo ovviamente visita e cura un attimo nelle prime fasi, dopodiché mi guarda e mi dice... portalo a casa tu, ti prego, ti do una mano io, non ti preoccupare, va bene, l'ho portato a casa, quindi entri con due e ne porti a casa tre, il contrario del supermercato praticamente, e gratis però tutti e tre, e l'ho portato a casa, niente, per una serie di circostanze, Willy si è affezionato talmente tanto, non tanto a me, ma alle due sue sorelle gatte, che ogni volta che ho tentato di andare in adozione si faceva venire 40 di febbre, e quindi è rimasto a casa mia, una volta che ho detto vai, non vai più via, stai qui, è stato bene, quindi adesso Willy è un bellissimo gattone di 5 kg e soprannominato bimbo bello di mami. Una candela allora in omaggio a Willy per il suo primo compleanno. Bimbo bello, guarda che ti emoziona! E questa è una bellissima storia. Sì, bimbo bello di mami. Nel corso del nostro programma cercheremo ogni volta di raccontarvene una, perché gli animali ci fanno tanta tenerezza, purtroppo spesso sono vittime invece di gesti veramente vigliacchi da parte degli umani, e quindi vogliamo parlarvi sì degli animali che sono in adozione perché hanno avuto la sfortuna di incontrare all'inizio della loro vita, magari in un periodo della loro vita, un destino un po' beffardo, ma questo destino tante volte, grazie ai volontari come Maddalena e le altre volontarie di Mici Amici, può cambiare, e quindi le belle storie ci stanno, ogni volta ne vogliamo raccontare una. Assolutamente. E a proposito di belle storie, ormai siamo in chiusura, purtroppo è volata questa prima mezz'ora, però vi vogliamo già dare un'anticipazione, perché la nostra prossima puntata sarà giovedì 18 aprile, quindi fra 15 giorni puntate le vostre agende, gli orologi, saremo sempre qui dalle 10 alle 10.30 e racconteremo con la nostra ospite Simona Bentivogli una bellissima storia d'amore nei confronti del suo cane. Vedrete, sarà una cosa veramente, veramente da medaglia d'oro a questa ragazza. Sì. E poi vi faremo conoscere anche alcune delle adozioni più belle del Rifugio Fratelli Minori di Olbia. Sì. Così sì. Parleremo di cani la prossima volta. Saremo tutti sui cani. I nostri contatti ve li do subito, ci trovate su Facebook e su Instagram cercando rubrica Cani e Gatti, quindi potete rimanere aggiornati su tutto quello che noi facciamo e pensiamo per il programma. E fra l'altro questa puntata la troverete sempre in streaming, per cui la potete rivedere, la potete consigliare ai vostri amici, sulla pagina Facebook di Ciao Radio, e poi dopo noi la condivideremo anche sui nostri social, quindi... Non potete perderci. No, perché poi come fate? Amici crea dipendenza, ma anche la Cinzia e la Sabrina fanno dei brutti scherzi. Dopo non potete più stare senza di noi. Cercheremo di rendervi partecipe di ogni nostra iniziativa e speriamo comunque di avervi regalato una mezz'oretta in simpatia e serenità. Grazie a tutti, un abbraccio al 18 di aprile. Al 18 aprile. Ciao. Ciao. Ciao agli amici a quattro zampe, conducono Sabrina Bagatta e Cinzia Azzi. Un appuntamento offerto da... Siamo in diretta ancora, seguite, saluti. Bau Chef, Bau Chef, il laboratorio artigianale di gastronomia naturale per i nostri animali. Anche quelli più esigenti e con intolleranza. Non sono parte, ma te ne puoi dare tranquillo. Facciamo come qua. 941. Ricorda, per i tuoi animali, oggi lo snack si firma Bau Chef. Bau, vieni a vedere come senti da Ottica Acustica Bolognina. Ginger, fai questo. Sì, ma potevi vedere quelli che fanno la terra, ne fa di tutte le forme, ma è bellissimo. 6313 118 www.otticabolognina.it
Gira l'altra parte, non si vede. Tutto bene? Supermercati Conad, nei centri commerciali Vittoria, Casteldevole, Primavera, San Biagio di Casalecchio e Centro Policolo a San Giovanni.